Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha raccontato in un'intervista a DAZN il suo punto di vista dopo l'emozionante 3-3 contro il Sassuolo. Nel corso del dialogo Pioli ha sottolineato l'intensità del gioco e il numero impressionante di occasioni da gol create dalla squadra, rammaricandosi però della scarsa efficacia nel trasformare queste occasioni in gol. Esprime il suo disappunto per non essere riuscito a vincere per superare la Juventus in classifica, ma sottolinea che dalla prestazione contro il Sassuolo c'è qualcosa di positivo. L'allenatore milanese ha dimostrato fiducia nelle capacità della squadra di ribaltare il risultato negativo in vista del prossimo impegno di Europa League contro la Roma. Ha sottolineato l'importanza di mantenere concentrazione e determinazione, soprattutto in un momento decisivo della stagione. Pioli ha respinto l'idea di problemi di atteggiamento all'interno della squadra, affermando che dedizione e impegno non sono mai mancati. Lascia il tuo mi piace al video e iscriviti al canale per non perdere le prossime novità nerazzurre qui. Per quanto riguarda il futuro, Pioli ha adottato un atteggiamento cauto, affermando che il suo destino da allenatore si deciderà a fine stagione. Ha riconosciuto l'importanza del prossimo derby contro l'Inter e ha promesso che la squadra farà del suo meglio per accontentare i tifosi e consolidare il secondo posto nella classifica di Serie A. Pioli ha sottolineato che le prestazioni nelle prossime partite, compreso l'attesissimo derby, lo faranno determinerà il futuro della squadra e ha espresso fiducia nelle qualità della squadra per affrontare sfide di alto livello. Queste dichiarazioni di Pioli offrono uno spaccato completo della mentalità e dell'approccio della squadra milanista in una fase cruciale della stagione. L'allenatore dimostra un misto di frustrazione per la mancanza di risultati immediati e ottimismo per le prospettive future della squadra. Adesso, da tifoso dell'Inter, ti invito a dire la tua sulle dichiarazioni di Stefano Pioli. Come interpreti i suoi commenti sul rendimento della squadra e sugli obiettivi per il futuro? Per quanto riguarda il derby, crede che l'Inter possa battere facilmente il Milan? Lasciate i vostri commenti qui sotto e mettete mi piace al video per non perdervi le prossime novità Inter qui e... Forza Inter sempre!